In tanti si sono ritrovati alla mattina del 23 dicembre al lago del Mucrone per festeggiare la prima corsa della Cestovia dopo il restauro. Le 60 ceste si sono mosse sullo sfondo di un cielo azzurro e ora per 10 anni la salita al Monte Camino è assicurata. L'operazione, dopo uno stop di un anno e mezzo dal tradizionale impianto di risalita, si è resa possibile grazie al sostegno di tantissimi biellesi che si sono mobilitati per sottoscrivere il crowdfunding con manifestazioni, iniziative, opere d'arte e donazioni. L'atteso taglio del nastro è avvenuto nel piazzale sotto la partenza e ha visto protagonisti due bambini, Alice e Fabio, che simbolicamente hanno rappresentato il futuro dell'impianto. Gli alpini hanno alzato il tricolore e il coro Genzianella ha cantato l'inno d'Italia e la Montanara, precedendo l'avvio dei motori e la partenza delle prime tre ceste cariche di palloncini tricolore. Oggi è stato un risultato importante, un risultato corale che ha visto l'unione dei privati e delle istituzioni. Sono orgogliosissimo di essere stato un aiuto per questo collante e con la Cestovia riapre un percorso per Europa particolare, nel senso una valorizzazione della Conca d'Europa, però nella sua essenza più importante, cioè con ritrovare la sua identità nella sua storia e nella sua tradizione. Noi abbiamo partecipato attivamente con un investimento importante. Il Comune di Biella crede nella Conca d'Europa, crede nella montagna. La città di Biella è una città con una vocazione alpina e quindi pensare di chiudere questo impianto per noi era una cosa inaccettabile. Dunque abbiamo fatto sacrifici e abbiamo trovato i fondi, una buona parte dei fondi necessari. L'altra parte dei fondi, questa operazione di raccolta popolare, che è stato un grandissimo successo e quindi gestita bene, portata avanti benissimo e che ha avuto un grande riscontro. Credo che sia la prima volta nel nostro territorio che si fa un'esperienza di questo genere e quindi sicuramente c'è stato un grande impegno da parte della città di Biella, ma anche un grande impegno da parte dei cittadini. Però la mia parola di ringraziamento è al CDA di Funivia Europa, e faccio solo il nome del presidente Andrea Pollono, che su questa operazione ha veramente dato l'anima, e come città di Biella non possiamo che essere a lui e a tutti gli altri membri del CDA profondamente riconoscenti. Certamente lui è in prima linea e ha veramente dato tutto. Ieri sera aveva 39 di febbre, secondo me non per un caso, ma perché è arrivato veramente sfinito alla meta, però alla meta ci è arrivato e gli siamo tutti tanto riconoscenti. Grazie Andrea.